Padrone, è un di quei speciali che non bada né a vasi né a ricette. E altro studio non ha che le gazzette. Ed io, povero gramo, che sul leggere appena un tantinino, dispenso ora da quest'or, da quel vaso, le medicine agli ammalati a caso. Tutto il giorno, pista, pista, che vita, oh bellissima nuova. Trovato hanno gli indiani un'invenzione nell'isola Molucche di far col fil di ferro le parrucche. E il signor questa china, appunto, nella china un uomo moscovito gravido si è scoperto e appar tornito. Davvero non lo senti? Lo dicono gli avvisi. Or mi vieni in pensiero, o caro padron mio, o se potessi partorire anch'io, sol per l'onesto fine di pigliar 100.000 genovine. Senti, a Parigi il mio caso moderno originale era di uno speziale tutor d'una pupilla bella, ricca e garbata, ed ei per carità se l'è sposata. Ah, non par che si parli di Grilletta e di me, ma che sposata l'abbiate io non lo so. Non l'ho sposata, ma la sposerò. E la vostra figliola, quando la maritate? Le navi caricate verso Cefaloni han fatto vela e son andate via. Un dì sulle gazzette si sentirà questa gentil novella che vostra figlia l'avrà fatta bella. Questa non la capisco. In Persia, ti mengone, in Persia, in Babilonia, il soffa ha preso moglie. Il soffa non vuol dire un seggiolone. E per questo padrone non si può dare, perché il soffa o il canape sarà in virtù di qualche testa buona congiunto in matrimonio a una poltrona. La peste ha fatto strage in la Turchia. Servo, signor speziale. Oh, la peste è un gran male. Signor Sempronio.
demonio. Padron mio, e dica cosa volete? Certo un medicamento, ossia pozione. Parlate col mengone. Sì, parlate con me, datemi la ricetta. Eccola, e già son qui, sol per grilletta. Dite, signor mio, siete voi dilettante di novelle? Signor sì. Questa una nuova grande, un satrapo dell'Indie, a far l'amor un dì fu ritrovato. Ehi, pover'uomo, fu tosto impalato. Oh,
Preparatemi presto alla pozione. Ora tosto vi servo. Via. Non abbiate fretta. Diavolo, non intendo la ricetta. Quel dottore ha scritto molto male. Non so se dica qui spirito o sale. Oh, che roba. Questo qua non so se sia voce o se sia andrà a me. Amico in cortesia, grilletta alla pupilla, sta bene? Sì, signore, maledetto dottore, non l'intendo né mai l'intenderò, ma la pratica adesso adopprerò. Si potrebbe a grilletta dire due parole? Questa un'altra ricetta, mio signore, voi l'intendete male, io non faccio il mezzan, follo speziale. Via, via, non v'alterate, fatemi la ricetta e questa ancora, poi perdonate. Dite per chi servire deve il medicamento. Per uno che patisce indigestione. Buono, è questa pozione, per chi voi la prendete? Per uno che non possa, mi intendete? Ho inteso, sarete presto servito. Per quel che il corpo stitico la mamma opererà, la mamma opererà. Presto, portate qua. Di questo quantum sufficit, di questa due manipoli faremmo una pozione ed una confezione. E quel che ha mal di stomaco, i chiodi mangerà. E quel che ha il corpo stitico, le viscere anderà. La viscera andera. Presto portate qua, per quel cal di stomaco vi volere o barbaro, per quel che il corpo stitico la mamma opererà. Di questo quantum sufficit, di questa due manipoli faremmo una pozione ed una confezione. Di questo quantum sufficit, di questa due manipoli faremmo una pozione ed una confezione. Per quel che ha mal di stomaco, i chiodi mangerà. E quel che ha il corpo stitico, le viscere andrà. Di questo quantum sufficit, di questa due manipoli faremmo una pozione ed una confezione. Per quel che ha mal di stomaco, I chiodi mangerà. E quel che ha il corpo stitico, le viscere anderà. Le viscere anderà.
grilletta e una pupilla che incanta, che innamora. Procurerò di innamorarla e poscia innamorata voglio sposarla. Grilletta, siete matto? Perché? Perché sapete che il mio signor tutore non vuol che io parli con nessuno al mondo. E gli ve sciocco e tondo se crede che Grilletta non voglia far l'amore. Io sono obbediente al mio tutore. Eppure con ninguno passa qualche amoretto. O vi ingannate. Non occorre che negate, di sicuro lo so. Se lo sapete, dunque dai fatti miei cosa volete? Io voglio illuminarvi, io voglio consigliarvi uno sciocco a lasciare che non ho merto. Serva, signor esperto, serva, signore roe del Campidoglio, voi meritate assai.
chi sono se non faccio vendetta? Oh, che cara fraschetta, lasciami per mengone, mi tratta da buffone e fa di me strapazzo. Se trovo mengone, io me l'ammazzo. Fatica, ho fatte le ricette e poi non ho trovato più nessuno. Il cielo li ha ispirati per chi se li ha ammalati, prende antai medicine. Ho ben paura che andassero guarire in sepoltura. Mengoncino! Grilletta! Mi vuoi bene? Zitto, che sei padrone. Però non viene, dimmi se mi vuoi bene. Te ne vorrei, ma ho paura. Oh, che vergogna! Orsù, se abbiamo da farla, facciamo la cosa presto. E via, diamci la mano. Aspetta, piano, piano. Presto, facciamo così. Son tua sposa. Tuo sono. Eccolo qui.
Cosa fate? Dicevo. Poverino, si sente male. Io gli tastavo il polso. Lascia sentire. Sentite. Vuole essere la gran lite tra il Levante e il Ponente. Ebbene, cosa vi pare? Non hai niente. Eppure, se sapeste, padron, cosa vi sento. Poverino, ha il suo mal tutto di Trento. Animo, se tacciate quelle pome pistate. E voi, bella grilletta, per non stare oziosa, mondate la cicoria e la cetosa. Farò qualcosa anch'io, vo far a modo mio. Tra i signori che adesso sono in guerra, la division del mare e della terra. Passo, bisogno del compasso, onor lo troverò.
dammi, o cara, la manina. Se mio caro, eccola qui, eccola qui. Caro, caro, cara, caro, cara, caro, 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 caro. Bravi, bravi, vi ho venduto, bravi, bravi, vi ho venduto, giusto per posso al venduto, ho scoperto come va. Vostacciando, comandando, vostacciando, comandando, disgraziati, via di qua. Ma, signore, nord'ore, ma, signore, nord'ore, ho scoperto come va.